My name is Muhammad Hussain. I fight the Israeli while my village Sattara. 2 hours my escort do. Il mio nome è Muhammad Hussain. Ho 42 anni. Il mio villaggio è Satpara, a 2 ore di cammino da Skardu. Come tutti i Balti, sono agricoltore. Faccio il portatore d'alta quota e il sardar per le spedizioni dirette al Baltoro, da 20 anni. Ho cominciato con la spedizione giapponese allo Sherpi Kangri, come portatore. Ma sono diventato sardar Brikana al Gasher Grum 2. Riesco a partecipare anche a 3 o 4 spedizioni ogni anno. Poi, alla fine della stagione estiva, ritorno a Satpara. Ci troviamo all'interno del vecchio forte che dall'alto di un isolato sterone domina la piana di Skardu, la capitale del Baltistan, la base di partenza per tutte le spedizioni alpinistiche dirette alla conquista degli 8000 del Karakorum, il K2, il Broad Peak, il Gasherbrum 1° e 2. Ai nostri piedi, tra dune di sabbia di sapore sahariano, scorre l'Indo, il fiume che attraversa per tutta la sua lunghezza questo settore nord-occidentale del Kashmir, amministrato dal Pakistan e abitato dai Balti, la popolazione che fornisce i portatori per il trasporto ai campi base dell'equipaggiamento necessario alla scalata. Scopo della nostra ricerca è quello di documentare gli aspetti più originali e più autentici della vita dei Balti insediati nei più alti villaggi della valle del Braldu e di verificare se e in quale misura il continuo passaggio delle spedizioni alpinistiche abbia influito sulla loro cultura materiale e spirituale. Ascoli, 3000 metri di quota, ultima oasi sul versante destro della valle del Braldu. Gli albicocchi sono ancora in fiore, quando in aprile i Balti seminano e arano con i gesti lenti e misurati di chi è consapevole che da questa operazione dipende la vita stessa della comunità, ancora ferma in gran parte a una economia di sussistenza. Il miracolo del verde dei campi, tra le nude rocce granitiche, le sassaie e le dune di sabbia del deserto d'alta montagna, è dovuto alla costruzione di una rete di canali che catturano l'acqua di fusione dei soprastanti ghiacciai e la distribuiscono ai campi, agli orti, ai villaggi, sulla base di turni ormai codificati dalla tradizione. L'acqua scende a cascata da un terrazzo all'altro e, deviata da una semplice palata di fango, inonda il terreno, mentre il contadino aiuta il suo scorrere con il kufu, una sorta di zappa di legno dal lungo manico. Alle donne spetta invece il compito di ripulire i campi dalle erbe infestanti e trasportarle in gerli negli ovili. Rientrano al villaggio nel primo pomeriggio per l'approvvigionamento domestico dell'acqua, a quell'ora convogliata nel ruscello che scorre al centro del viottolo principale. È ormai difficile rinvenire i tradizionali recipienti di rame o di ottone, quasi dovunque sostituiti da squalli di latte o anonime taniche di plastica.
Ai lati del viottolo si allineano abitazioni e stalle, semplici ricoveri dai muri perimetrali eretti con ciottoli di fiume impastati con fango. Una scala esterna dà accesso alla piattaforma dove si trova il grande locale cortile, il cuore della casa Balti. Da qui, per mezzo di una botola, si scende in cucina, il seminterrato dove la famiglia si rintana nei lunghi e freddi mesi invernali. L'apertura centrale del soffitto, invece, consente di salire sul tetto. Qui d'estate si svolge gran parte della vita quotidiana. I ripari di rami di salice intrecciati fungono da dormitori e davanti ad essi i bambini giocano, le donne mondano il grano e battono la lana. Trovo degli uomini è il porticato della moschea, l'unico edificio in cui il legno ingentilisce la nudità della pietra. Di religione islamica, di setta sciita, i Balti trovano nella fede un forte motivo di coesione e di identità culturale. È una vita di privazioni, ma accettata con dignità e segnata da eventi quotidiani, come il rientro serale delle greggi, che si ripetono inalterati da generazioni, da quando i Balti, al termine di millenarie emigrazioni, trovarono rifugio in quest'isola fra montagne e ghiacci oltre i limiti dell'Ecumene. All'inizio dell'estate, però, un fattore nuovo interviene da anni a sconvolgere questo atavico quadro economico e sociale. Tutto prende le mosse a Skardu, dove convengono alpinisti e trekkers da ogni parte del mondo. La visita al bazar per completare gli acquisti è inevitabile. Nelle centinaia di suoi bugigattoli di legno pulsa il cuore dell'oasi, la cui economia gravita oggi sul commercio portato dalle spedizioni. La spedizione di quota 8.000 ai Gasherbrum è la prima a giungere alla fine di aprile del 1985. All'hotel si imballano gli ultimi carichi e si controlla che ognuno di essi non superi i 25 kg di peso. Ogni spedizione comporta quintali di materiale da trasportare e in pratica richiede una media di 10-12 portatori per ogni componente. Il desiderio di ottenere l'ingaggio e di guadagnare una paga, molto alta se rapportata al tenore di vita del Baltistan, è grande. Tutti premono per farsi notare. Chi ne è provvisto sventola il proprio libretto di portatore. Alla fine, l'intervento della polizia riporta l'ordine. I Balti prescelti sfilano davanti a una commissione formata dal capo spedizione, dal medico e dall'ufficiale di collegamento che provvede a riportare le generalità dell'interessato su di una scheda e a controllarne i documenti. Solo pochi Balti sono capaci di firmare. La maggior parte si limita ad apporre l'impronta del proprio pollice.
Su, baglio, baglio, baglio. Baglio. Ora, Viterbeto, Viterbeto. Le casalte, già, digene più met. E tu, come tu. Finalmente la colonna di 200 portatori è in marcia. Sandali e scarpe di gomma sfondate e senza calze. I larghi calzoni di lino, una giacca, la coppola, una coperta di lana per la notte. È quanto occorre per affrontare i 150 km di cammino fino al campo base. Scarpe da tennis e capi di vestiario nuovi ricevuti per contratto dalle spedizioni, infatti, vengono venduti al bazar prima della partenza, per incrementare ancora di più il guadagno. 47 chilometri articolati in tre tappe separano Dassu, dove termina la strada, da Ascoli. All'inizio di stagione è possibile marciare lungo le sponde del fiume povero d'acqua, ma il percorso non è esente da qualche rischioso passaggio che richiede prudenza. Ascoli, 300 abitanti, ultimo centro abitato, punto di sosta obbligato e gradito di tutte le carovane. Piove da giorni e i viottoli del paese sono ricoperti da uno spesso strato di fango. Il maltempo e la neve ancora bassa impongono una sosta forzata di più giorni. La situazione è eccezionale e viene discussa con i portatori. Solo al termine di lunghe ed estenuanti discussioni sotto la pioggia si raggiunge un accordo economico soddisfacente per ambedue le parti. I portatori cucinano e pernottano nel cortiletto interno delle case, dove vengono accolti per tradizionale ospitalità. Ma poi sono costretti a pagare il doppio i generi alimentari acquistati sul posto. Anche gli abitanti di Ascoli sono portatori e detengono il monopolio del ritorno delle spedizioni, essendo chiamati, al termine dell'attività alpinistica, a trasportare a valle i carichi residui. Tutto quanto viene concesso come bakshish è così entrato a far parte della loro cultura materiale. Dai teloni impermeabili all'ombrello per ripararsi dalla pioggia, dalle pale da neve alle scalette di alluminio. Ma le conseguenze più negative si riscontrano nel comportamento della popolazione. I bambini, petulanti, non si stancano di chiedere biscotti e soldi. Le donne, infastidite, fuggono alla sola vista di una macchina fotografica con cui gli alpinisti, durante la sosta, vanno a caccia, senza successo, di immagini esotiche. Thank you.
What is your name? Najafali. How old are you? My 20. 20? Yes. You are very young. Yes. Il maestro è di Acholi, un villaggio vicino a Shigar. È al suo primo incarico e deve insegnare ad Ascoli per almeno 3 anni. Ha 25 allievi suddivisi in 5 classi. Insegna a leggere e a scrivere in Urdu, non in Balti. Lingua acquisita durante i 5 secoli di dominazione tibetana, ma oggi considerata dalle autorità pakistane alla stregua di un dialetto. Le strutture della scuola sono fatiscenti. Di solito, infatti, la lezione si svolge all'aperto, quando non piove, con gli allievi seduti per terra. Sempre meglio dell'assistenza sanitaria, sostiene comunque il maestro. E in effetti, nessun medico è mai giunto ad Ascoli per aprire il locale, che funge da ospedale. L'assistenza sanitaria è così compito dei dottori delle spedizioni di passaggio, davanti ai quali sfilano per lo più malati cronici. Per loro, purtroppo, le medicine hanno spesso un valore solo psicologico. Dopo un paio di giorni il tempo si rimette al bello e così il nostro capo dei portatori, il Sardar Hussein, dà a tutti il segnale della partenza, che avviene, come al solito, in una indescrivibile confusione. Pochi chilometri a monte di Ascoli, la lingua del ghiacciaio Biafo sbarra la valle. Oltre, si entra nel deserto d'alta montagna. Otto sono le tradizionali tappe per raggiungere i 5.000 metri del Circo Concordia. 100 chilometri non privi di passaggi pericolosi. Paiù, 3.200 metri di quota, l'ultima oasi di verde tra montagne ormai innevate. Un giorno di riposo qui è d'obbligo, per godere dell'ombra, per rifocillarsi al caldo dei fuochi, per controllare l'equipaggiamento. A Paiù i portatori ricevono le razioni di viveri da consumare durante la risalita del Baltoro e approfittano della presenza della legna per cucinare una buona provvista di ciapati e di corbà. In questo momento i portatori stanno confezionando una variante del chapati, che è un po' l'alimento base di tutte le popolazioni himalayane. Si tratta di un pane il cui nome in Urdu è roti e in balti korba, che richiede una preparazione più lunga e una cottura più lunga del chapati, e che i portatori sono soliti confezionare la sera per consumare il giorno successivo durante la sosta nella marcia, spezzettato nel tè balti, il tè preparato con il burro e il sale. Thank you.
L'allegria che è nell'aria si sprigiona naturalmente nelle tradizionali danze ritmate dal solo battito delle mani e accompagnate dal coro di tutti i portatori. Il nostro Sardar non si fa pregare ed è fra i primi a dare saggio della sua bravura. Preziosa provvista di legna, i Balti affrontano ora il mondo vario e affascinante del ghiacciaio. Una imponente copertura di detriti morenici, costellata di suggestivi laghetti. Oltre i 4.000 metri è la neve, marcia e profonda, a rendere ancora più penoso il cammino. La colonna dei portatori, con le loro pertiche, sembra sfilare al di fuori del tempo e proporre una scena connaturata con la storia stessa dei Balti, la cui ricchezza, nei secoli scorsi, era appunto legata alla via carovaniera che portava in Cina. Liligo, Urducas, Biange, Gore, Concordia sono le soste che ritmano la risalita del Baltoro. Siamo in anticipo sulla stagione e la neve rende più laborioso apprestare il ricovero notturno. Si prepara una pavimentazione di ghiaia. Si erigono muretti a protezione del vento. Si tendono teloni. Il tutto con la naturalezza propria di un popolo che da sempre ha vissuto l'esistenza nomade, disagiata ma piena di fascino, del carovaniere. Uomo e natura diventano un tutt'uno al tramonto, quando a turno i Balti si isolano a pregare, con lo sguardo rivolto alla Mecca. Alla mattina, alle 5, bisogna scrollarsi di dosso la coperta di lana, unica protezione durante la notte. Il termometro segna 20 gradi sotto lo zero. Il gelo impregna ogni movimento. Un sorso di tè bollente e via per l'ultima tappa, cercando di raccogliere fino all'ultimo il calore dei fuochi accesi. La
La neve che livella ogni cosa rende problematico l'individuazione del percorso più diretto, ma alla fine la lunga fila dei portatori giunge alla meta. La morena del ghiacciaio Duca degli Abruzzi, dove a 5150 metri di altezza verrà attrezzato il campo base per la scalata dei Gagerdom. Il pagamento della prestazione fornita ripaga di ogni fatica. Si tratta di più di 1000 rupie, una somma del resto che un buon portatore nel corso di una stagione può triplicare, facendosi ingaggiare da altre spedizioni. I biglietti passano di mano in mano per essere ripetutamente contati e finalmente giungono in quelle dei portatori che di nuovo li controllano ad uno. Una stretta di mano al Sardar, che rimane al campo base con gli alpinisti, e subito i portatori si incamminano sulla pista del ritorno. Anche noi li seguiamo e scendiamo con loro ad Ascoli per completare la nostra ricerca etnografica. Prendiamo in affitto una camera a 10 rupie al giorno, pulci comprese. Ma è proprio la loro poco gradita compagnia che ci spinge a montare la tenda e a dormire sul tetto, come del resto fanno d'estate i Baltì. È ormai il mese di giugno. Ad Ascoli passa una spedizione o un trek ogni 2 giorni. È un'invasione di portatori, di macchine fotografiche e di cineprese, che impedisce agli abitanti e soprattutto alle donne un comportamento spontaneo e naturale. Decidiamo così di spostarci nei villaggi situati sull'opposto versante della valle. Le due sponde sono unite da un vecchio e malandato giulà, il tipico ponte di rami di salice intrecciati, in questo caso in gran parte spezzati e penzolanti nel vuoto. Lo si attraversa con rassegnazione, ben sapendo che un giulà viene aggiustato solo dopo la sua definitiva rottura sotto il peso di un malcapitato viandante. Ma Allah è con noi e così, senza incidenti, raggiungiamo il villaggio di Monjon. Un grappolo di misere abitazioni, per lo più diroccate e aggrappate all'estremità di un vasto conoide. Walina, ciao. Walina. La curiosità di vedere Saib provenienti da Ascoli spinge anche le donne a farsi riprendere con spontaneità. I lineamenti sono fini, gli occhi penetranti ed espressivi, ma sul volto si leggono i segni di una vita condizionata fin dalla pubertà, da maternità precoci e dalla fatica del lavoro quotidiano. Alle donne, infatti, competono tutti i lavori più pesanti. Il trasporto della terra necessaria per erigere un muro sbrecciato. La raccolta di cespugli spinosi ammassati sul tetto delle abitazioni e usati dai Baltì come combustibile.